nel carcere di Volterra, dopo gli spettacoli su Shakespeare, che racconta come nessun altro la realtà, e dopo quelli su Borges, che evoca con la sua scrittura una realtà alternativa, totalmente immaginaria, il viaggio creativo di Armando Punzo, ideatore e regista di tutti gli spettacoli della Compagnia della Fortezza, continua una direzione più difficile. Un percorso ideale, tutto da costruire, in una dimensione che simboleggi o evochi una nuova realtà, diversa da quella in cui viviamo e in cui vivono i detenuti della fortezza. Una realtà in cui dominano armonia, stupore, incanto, bellezza. Così in Nature Ouverture, il pubblico di questi lavori interpretati dai carcerati con qualche rinforzo esterno femminile, si trova davanti a un'atmosfera misteriosa, rituale, vagamente iniziatica. I miei segreti non sono accessibili a chiunque. Solo la rosa li conosce. Non ci si rifà questa volta a uno scrittore famoso, anche se in filigrana nello spettacolo c'è il Verbo degli uccelli del poeta persiano medievale Attar, che già ispirò uno storico lavoro di Peter Brook, un grande del teatro, la cui lezione è molto presente a Punzo. Uno spettacolo, Nature Ouverture, certamente di grande fascino per la bellezza della parte visiva, per i costumi che richiamano orizzonti fantastici o lontani. A un certo punto il pubblico si sposta per scoprire singole scene come quella di Punzo che con l'acqua rifà il Cristo velato.